da 100 a 500 fino a 3 anni in sì. Esatto, sì. Sì, da 100. Allora, ha chiesto di intervenire il consigliere di Giovine. Prego, consigliere. Grazie, presidente. Saluto il sindaco, il segretario, la giunta, i colleghi consiglieri. Io volevo sì, sottolineare questo aspetto, come sottolineava anche la dottoressa Corvino, per quanto concerne questo regolamento generale dell'entrata. Partendo dal presupposto che è fondamentale, che le tasse le devono pagare tutti, è importante pure lavorare con estrema intelligenza affinché tutti le possano pagare, soprattutto per dare ugualmente ai cittadini che hanno evaso di rientrare con dei piani, ok, affinché no, tutto questo rientri in una visione del comune che non stia lì solo ed esclusivamente, ma che colpisce, accerta, ma fa rientrare. E sulla base di questo, sottolineo il lavoro anche della dottoressa Corvino, all'articolo 18, come diceva poc'anzi, spiega bene, e quindi la dilazione del pagamento e delle somme dovute a seguito di atti di accertamento. Ed è importante anche evidenziare come naturalmente i processi di rateizzazione non possono partire con l'avviso di pagamento, perché altrimenti già sarebbe contraddittorio sostanzialmente. Non partono con il sollecito di pagamento, ma partono nel momento in cui abbiamo un avviso di accertamento. Nel momento in cui quindi l'ufficio adottare un processo di rateizzazione. E le somme sono, diciamo, inserite in questo regolamento e vanno da, diciamo, da 100 a 500 euro che bisogna dare fino a 3 rate mensili, da 500 a 1000 fino a 6 rate mensili, 1000 a 2000 fino a 12 rate mensili, da 2000 a 4000 fino a 18 rate mensili e da 4000 a 6000 fino a 24 rate mensili, oltre i 6000 euro si va a 36 rate mensili. Così si prosegue per la riscossione coattiva e così si procede anche, ed è collegato all'altro, diciamo, punto all'ordine del giorno, con l'avviso di accertamento esecutivo tributario e quindi con il regolamento della riscossione coattiva delle entrate comunali. Quindi, diciamo, è un processo questo di regolamentazione che prevede da una parte il tentativo di dare un duro colpo all'evasione, ma ugualmente di far sì che questi soldi possano rientrare nelle casse comunali. Come sottolineo e poi concludo il mio intervento, come questo è possibile anche per tutte quei debiti che i contribuenti hanno dovuti alle spese processuali nei confronti del comune. Anche in quel caso chi ha perso una causa e deve, diciamo, dei contributi al comune, in quel caso c'è un disciplinare che serve proprio per questi contribuenti a fare in modo che possano rateizzare la loro somma che devono dare al comune e all'ente comunale. Grazie. Grazie, consigliere Di Giovine. Prego, consigliere.